Venerdì 22 marzo 2019, nello splendido scenario della Basilica della Santissima Annunziata a Firenze, si è concluso a pochi minuti il concerto in omaggio alla Santissima Annunziata promosso dall'Orchestra Filarmonica Leopolda. Insieme a me c'è lo storico presidente Vincenzo Ruocco, all'altro lato Mario Ruocco, figlio di Vincenzo. Ci parleranno della Filarmonica Leopolda, ci ricorderanno qual è la sua funzione culturale, sociale, perché anche dei momenti di aggregazione importante, e presenteranno ai nostri telespettatori in anteprima il nuovo direttore Leonardo Laurini, che vedete inquadrato di fianco a Vincenzo Ruocco. Quindi Vincenzo, dopo il Tempio della Musica, dopo il Teatro dell'Opera, l'Orchestra Filarmonica è a proda in uno dei luoghi. In questo tempio che abbiamo a Firenze. Prima hai detto dovrei parlare della Leopolda. Beh, insomma, non basterebbero ore, perché la Leopolda ormai quest'anno ha compiuto 31 anni. Quindi è un bel periodo durante il quale abbiamo avuto di tutto. Ora ricomincio un nuovo ciclo, ricominciamo da capo con un nuovo maestro che vorrei presentare, Leonardo Laurini, che vorrei ringraziare, che si unisce alla Leopolda per vivere con noi questa passione che abbiamo verso la musica. Maestro, noi abbiamo, lo diciamo a beneficio dei telespettatori, registrato integralmente questa serata, quindi chi vorrà ovviamente riascoltarla e rivederla potrà rivolgersi direttamente all'Orchestra Filarmonica Leopolda, e ora magari il maestro anticiperà ai telespettatori, quali stasera potranno vedere solo dei brevi frammenti dell'esibizione, quali sono stati i brani eseguiti nel corso del concerto. Allora, i brani eseguiti nel corso del concerto sono stati la splendida Missa Brevis di Jacob de Haan, un brano certamente moderno ma che si basa su stilemi classici e che fa riferimento anche un po' alla musica antica, ma scorre in una maniera incredibile e dà molte emozioni sia ai musicisti che agli ascoltatori. Di seguito abbiamo ascoltato l'Ave Maria di Gounod in una trascrizione per orchestra di fiati con lo splendido soprano Anna Ugolini, e seguito dalla Ave Verum di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguita dal coro Vox Artis e dall'Orchestra Filarmonica Leopolda. A seguire abbiamo ascoltato l'Ave Maria di Schubert, questa volta interpretata dal tenore Alessandro Pegoraro, anche questo un brano magistrale, veramente bellissimo. E a seguire, come ultimo pezzo, abbiamo eseguito il Panis Angelicus di César Franck, eseguito da tutti al completo, quindi Orchestra Filarmonica, i due solisti e il coro Vox Artis. È stato un tripudio di sonorità e di armonie. Bene maestro, arrivederci a presto e complimenti e auguri per il nuovo incarico. A Mario invece vorrei chiedere una chiosa sulla funzione culturale, artistica dell'attività della Leopolda, in particolare cosa rappresenta nella nostra esistenza la musica e perché è giusto che per 31 anni tuo padre e tutti gli altri dell'orchestra abbiano fatto grandi sacrifici per portare avanti nel nome della musica questo emblema di cultura e di speranza nel futuro. In un mondo che sembra sempre più dominato da personalismi, da conflitti, da nazionalismi, noi proponiamo un contesto invece dove impariamo ad ascoltarci l'un l'altro e a onorare l'armonia in virtù di quanto scritto da grandissimi compositori, il maestro li ha citati, Amadeus Mozart, De Haan. È un impegno, è faticoso, perché dietro all'arte c'è tanto metodo, c'è tanto studio, e poi ci sono anche le manifestazioni delle emozioni, perché le emozioni sono la nostra ricchezza. A volte ci vergogniamo a emozionarci, e invece no, le emozioni sono l'unica cosa che ci distingue dai robot.
visto che i robot sono anche più intelligenti di noi in certo qual modo, se non altro nelle funzioni, diciamo, di matematica, però le emozioni sono quelle che ci rendono umani, e quindi suonare insieme, ancor più suonare, oserei dire, in un contesto amatoriale dove ciascuno di noi non è pagato, anzi ciascuno di noi forse paga qualcosa in termini di tempo, di strumenti, di impegno, arrivare e unirci in nome di qualcosa che ci unisce in titolo della Leopolda, di una storia e comunque di valori che evidentemente ci accomunano all'arte, questo è il nostro impegno quotidiano. Ci fa piacere stasera di aver avuto l'occasione, grazie a questo concerto, di incontrare nuovamente, e credo farà piacere soprattutto ai nostri telespettatori di incontrare nuovamente il soprano Anno Golini e Alessandro Pegoraro, tenore, due splendide voci, ci eravamo un po' persi di vista, ma grazie alla Filarmonica Leopolda succedono i miracoli e quindi ci siamo rincontrati. Veramente un bellissimo incontro, un bellissimo concerto. D'altra parte, cantare e pregare due volte, per cui cantare qui dentro è il massimo del misticismo, della bellezza che incontra l'arte e la spiritualità. E ovviamente esalta anche, vero, avere un palcoscenico come questo, una scenografia storica e sì, come questa, perché credo sia una delle più belle chiese del mondo, sì, senza passare per campanilisti, ma insomma poter cantare qui credo sia forse più soddisfazione che cantare anche in un grande teatro, perché è un'occasione più rara, diciamo. Sì, no, non è campanilismo, è oggettività. Siamo in una delle chiese più belle del mondo. Per noi non è la prima volta che ci esibiamo qui, ma è come se fosse sempre la prima, perché è un'emozione sempre che si rinnova ed è anche, uso un termine un po' forte, un'esaltazione, però nel senso che ci dà sostegno, perché in un posto così non puoi altro che insomma ringraziare di essere qui, perché è bellissimo, non ho altri termini, anzi ringrazio anche gli organizzatori, l'orchestra e il maestro Laurini che ci hanno invitato a questo concerto dove ci siamo trovati molto bene. Io mi scuso anche con i telespettatori se queste interviste sono piuttosto telegrafiche, ma vorrei riservare la parte finale del servizio proprio a dei frammenti dell'esibizione. Suggerisco al nostro regista Marco Frosin iniziare proprio con i frammenti dell'esibizione di Anna Ugolini e Alessandro Pegoraro.